La scorsa settimana vi ho lasciati dicendovi che questo sarebbe stato l'episodio più sentimentale della serie. E come potrebbe non esserlo, visto che a breve dovrò salutare la Corsica, Margarita e soprattutto i miei genitori. Ma per ora proviamo a godere appieno del momento presente e teniamoci stretta la felicità di questi ultimi giorni. Io sono Giulia e vivo sulla mia barca a vela, ma in questo periodo ho deciso di mettere alla prova il rapporto con i miei genitori e di navigare insieme a loro sulla loro barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura con me ogni domenica. Ho visto le previsioni, purtroppo non essendoci internet quelle grafiche non si possono vedere. Ho visto solo il bollettino di Meteo France che ci dà ancora bel tempo per oggi e per tutta la giornata di domani. Mentre poi per i prossimi giorni aumenterà vento e ci sarà un po' più di tempo perturbato. Il posto qui è bellissimo, quindi meriterebbe di rimanere, restarci ancora almeno un altro giorno. Perché almeno una settimana. Almeno una settimana, beh, chiaramente, ma non ce l'abbiamo a disposizione. Poi inesorabilmente i giorni passano, scorrono e quindi si avvicina il giorno di ritornare a casa. Io propongo di andare avanti e andare direttamente alla Girolata. Così ci avviciniamo ulteriormente a Calvi, dove poi magari staremo ancora 2 o 3 giorni prima di partire. Seguendo poi il meteo, ci terrei ad avere sotto controllo la situazione. Dai, allora sbrighiamoci e partiamo. Buongiorno amici, stiamo navigando a vela, siamo usciti dalla bellissima baia nella quale abbiamo passato la notte, ci stiamo lasciando alle spalle questo panorama selvaggio, queste formazioni montuose, rossastre, veramente spettacolare, ha fatto un grande effetto su di me, mi sono innamorata di queste zone. E adesso veleggiamo verso la Girolata, la direzione del vento non è proprio quella che ci servirebbe per andare alla Girolata, ma facciamo dei bordi, lo sfruttiamo a nostro vantaggio. Il mare insegna veramente ad adattarsi, a fondersi con gli elementi senza essere in contrasto con loro. Alla fine è il meteo, il vento, il mare a decidere delle nostre sorti e noi non possiamo fare altro che cercare di essere in sintonia e adeguarci il più possibile a quello che la natura decide. Con i miei genitori va tutto bene, nulla da segnalare per il momento, abbiamo resistito già abbastanza e speriamo che questa bella atmosfera si conservi per il resto della vacanza. Navigare a vela significa muoversi lentamente e provare ad anticipare l'ora o addirittura la data di arrivo pare contro natura. La vita in mare ha un ritmo tutto suo e non tollera la fretta. La barca si muove grazie al vento e tra le onde e il buon comandante sa che la sua scelta della rotta da seguire è subordinata al supremo potere degli elementi. Anche i concetti di direzione e destinazione in mare perdono significato. Quando si fanno dei bordi a vela per risalire il vento, si allunga il tragitto, talvolta percorrendo miglia e miglia senza neppure avvicinarsi di molto alla meta prefissata. E a quel punto, se il nostro obiettivo è arrivare velocemente a destinazione per poi magari ripartire di nuovo a tutta velocità, saremo sempre impazienti e insoddisfatti del presente. La barca a vela mi ha insegnato a ridimensionare l'importanza della velocità e a preferire la calma. Imparare a percorrere il grande viaggio della vita a passo lento ci consente di dimenticarci della destinazione finale e di trascurare la velocità. Solo così possiamo volgere lo sguardo altrove per scoprire una dimensione prima inaccessibile e, a mio avviso, molto più importante, la profondità. Che si tratti del mare sul quale galleggiamo, del cielo sopra il nostro capo o dell'anima dentro di noi, fare della profondità la nostra meta ci permette di unire viaggio e destinazione nel momento presente. E allora, quando noi pirati saremo arrivati al luogo indicato sulla mappa del tesoro, non potremo mai rimanere delusi, neppure se dovessimo trovare il forziere vuoto, perché la vera ricchezza avrà già colmato il nostro cuore. Secondo me andiamo dove hai detto tu alla nord, andiamo a vedere, più selvaggio. Secondo me qui, per cosa vedo, o stai alla boa oppure stare all'ancora, sono posti limitati, non ti godi l'ancoraggio perché devi stare a guardare, cioè c'è un passaggio pazzesco.
Abbiamo dato ancora in questa rada, ci sono soltanto altre due barche. Abbiamo dato ancora su un fondale un po' più profondo rispetto al solito, 11 metri, 12 metri. Adesso andiamo a vedere se ha preso. C'è un po' di vento, la rada dovrebbe essere ridossata, ma in realtà il vento sta già entrando. Vediamo. Comunque posto bellissimo, ho sentito parlare moltissimo del Golfo della Girolata dai miei genitori e da altre persone che sono state in Corsica. Le mie aspettative erano molto alte e devo dire che non sono state deluse, anzi pensavo fosse un posto molto bello dal punto di vista naturalistico, ma anche con molte costruzioni, insomma, perché era un posto molto visitato, abbastanza esclusivo, e in realtà cioè, mi ha stupito vedere che è totalmente selvaggio. C'è un micro paese, se lo possiamo chiamare così, dentro al golfo di là, ma qui è proprio tutta natura selvaggia, quindi mi piace tantissimo. Nelle ore più calde sono stata un po' al computer per rispondere ai vostri bellissimi commenti, mi riempiono davvero di gioia e mi piace vedere, sapere quello che pensate dei video e poi rispondervi. Mi piace lo scambio di opinioni nella community, quindi sono veramente felice. E adesso partiamo per una piccola avventura in gommone. I miei genitori stanno mettendo giù il gommone, adesso dobbiamo anche mettere giù il motore, che è sempre la parte più difficile e rognosa, perché il motore è pesante, la barca si muove, il gommone si muove, non abbiamo le gruette a poppa, quindi c'è sempre un po' di tensione. Comunque vediamo come fare e poi andremo ad esplorare la baia. 1, 2 e 3. Bonjour monsieur, je vous appelle d'un bateau de 12 mètres pour demander s'il y a une place pour la nuit à la bouée d'amarrage. Vous êtes à côté du port là? Oui, nous sommes amarrés à l'ancre à la plage de Grady. D'accord, bah, approchez-vous des installations du port et appelez sur la VHF sur le canal 9. Parfait, merci beaucoup. À tout de suite. Merci. Abbiamo lasciato la baia dove abbiamo passato la notte, ormai è una cosa che dico ogni mattina, e ci siamo spostati di pochissimo per entrare nel porto della Girolata, che in realtà non è un porto ma sono soltanto delle boe, prua e poppa, quindi si sta come in porto ma non si è attaccati ad un pontile. E ci siamo ormeggiati qui, adesso mettiamo giù il gommone e scendiamo a terra dopo giorni in cui non scendevamo a terra. Questo posto sembra un po' una tortuga della Corsica, perché è una baia molto chiusa, molto montuosa, molto selvaggia, ma ci sono anche parecchie barche, perché è uno dei posti, diciamo, più ambiti, un po' più sicuri di questa costa, quindi sembra un po' la tortuga secondo me. E adesso andiamo a terra, esploriamo un po' questa zona, queste montagne, e vediamo un po' cosa ci offre. La Girolata è un minuscolo villaggio di origine medievale situato nell'omonimo golfo, immerso nella natura più selvaggia e tipicamente mediterranea. È una piccola perla piratesca senza strade, raggiungibile soltanto via mare oppure a piedi tramite un sentiero impervio di 22 km tra le alture. Se vi state chiedendo a chi mai potesse venire l'idea di fondare un villaggio in un luogo così remoto, la risposta è agli amanti dei luoghi remoti e selvaggi. Proprio i pirati. Fu infatti il corsaro ottomano Dragut, al servizio del temibile Barbarossa, a fondare il covo della Girolata, perché dopo aver saccheggiato la Capraia e Calvi, con la flotta genovese ormai alle calcagna, aveva bisogno di un rifugio nascosto. Ma le sue scorrerie non rimasero impunite e l'inaccessibilità del suo covo gli rese la fuga impossibile quando le navi del genovese Andrea Doria lo accerchiarono e catturarono nella baia della Girolata. Ma se siete dalla parte dei pirati, non temete. Dopo anni di prigionia e schiavitù, Dragut fu liberato grazie a Barbarossa, che gli pagò il riscatto e gli permise di continuare a saccheggiare l'intero Mediterraneo.
ma riguardare queste immagini ora non può che farmi pensare all'inferno che abbiamo scampato per appena pochi giorni. Non oso immaginare cosa sarebbe successo se fossimo stati ancora qui il 18 agosto. Quale orrore avremmo visto, cosa avremmo provato sulla nostra pelle. Ho paura solo a pensarci. In quel giorno, questo scenario oggi così paradisiaco è diventato teatro della tragedia, una tempesta letale che su questi stessi scogli ha lasciato un cimitero di barche senza vita. Mi ritengo molto fortunata a non avere immagini della tempesta da mostrarvi, perché io non l'ho vissuta e non ne porto i segni. Cosa porto oggi dentro di me, avendo visitato questi luoghi ignara di cosa ci sarebbe potuto accadere, è una catarsi irrisolta, dove il terrore di quel possibile evento è cresciuto dentro di me e fatica ancora ad abbandonarmi. Ma basta parlare di quello che provo io. Le immagini rendono da sole la bellezza di questi luoghi e dovrebbero ricordarci che nella nostra esistenza tutto è mutevole. Che si tratti del meteo, del nostro stato d'animo o delle persone che ci circondano, dobbiamo accettare la continua lotta degli opposti. Luoghi paradisiaci possono diventare infernali per poi tornare alla quiete. La nostra felicità è destinata a svanire nella malinconia prima di poter tornare da noi. Le persone che amiamo, da un giorno all'altro, potrebbero lasciarci. Non possiamo controllare tutto questo, e l'unico nostro potere è quello di cercare la massima profondità nel momento presente, come vedere l'universo intero in un granello di sabbia o l'oceano in una goccia d'acqua. Così, quell'istante toccherà l'infinito e conterrà al suo interno tutta una vita. Per la serie mio papà deve sempre fare un tuffo prima di partire, è appena caduto un tappino di questa maniglia, stavamo giusto per partire e quindi adesso mio papà la va a prendere in apnea. Port de Girolata de Margarita. Oui, bonjour, nous sommes amarrés à la bouée et je voulais juste vous prévenir que nous allons partir dans 5 minutes. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Abbiamo lasciato il nostro ormeggio alla Girolata, alla boa. Ci ha lasciato un po' il cuore in questa zona perché è bellissima. Il mare incontra le montagne e crea veramente uno spettacolo, un contrasto incredibile. E fino adesso ho ammirato la riserva della Scandola dal mare. Si percepiscono queste punte montuose che si sovrappongono le une alle altre in prospettiva, alcune più scure, alcune più chiare. Adesso il mare è leggermente mosso, proprio poco, c'è più onda comunque del solito. E adesso cerco di andare sotto coperta, lavorare un po' al computer, scaricare un po' di foto per poterle condividere con voi. E sono un po' triste perché siamo sulla via del ritorno. La prossima tappa sarà l'ultima tappa in Corsica, Calvi, e poi torneremo in Liguria e la crociera sarà finita. Siamo in prossimità di Calvi, adesso fra poco chiamerò il porto per sapere se c'è posto per noi, speriamo di sì. E vedo Calvi arroccata lassù, non vedo l'ora di andarla a vedere. Ci sono stata una volta via terra, ma mai via mare, quindi la vedo da un punto di vista nuovo. Port de Calvi, de bateau à voile, Margarita.
Ed eccoci arrivati a Calvi, l'ultimo scalo della nostra crociera in Corsica. E dopo esserci ormeggiati alla boa, abbiamo approntato il tender e siamo scesi a terra. Il nome Calvi si riferisce alla caratteristica geologica di questa zona, per cui la conformazione superficiale delle rocce granitiche del promontorio rievoca la calvizie, da cui Calvi. Scavi archeologici hanno rilevato che in questa zona vi era un insediamento umano già nel Neolitico e nei secoli fu dominata insieme al resto della Corsica da Romani, Liguri, Aragonesi e coloni mediorientali. Nel 1400 l'intero paese di Calvi passò sotto il dominio del Banco di San Giorgio, l'istituto finanziario genovese che fece costruire le alte mura intorno alla cittadella, cioè la città alta, in modo da fortificarla contro gli attacchi dei pisani. Tra i monumenti di interesse culturale, la città millanta di custodire la casa natale di Cristoforo Colombo, il noto navigatore che noi riteniamo essere genovese, originario di Cogoleto. Ma non sembrano esserci certezze riguardo al luogo esatto della nascita di Cristoforo Colombo, e vi sono teorie che lo individuano qui, a Calvi, che in fin dei conti nel 1451 era a tutti gli effetti parte della Repubblica di Genova. Oggi Calvi è tra i luoghi più turistici ed esclusivi della Corsica, con un grande porto pieno di yacht, una spiaggia immensa, ristoranti sul mare e piccoli carrugi, mercati di prelibatezze. E dopo tante sere trascorse in rada a cenare sotto le stelle, anche il nostro piccolo equipaggio ha scelto di consumare la sua ultima cena nel luccichio esclusivo della città. E sul calar dell'ultima sera abbiamo fatto una sessione plenaria di valutazioni meteorologiche e ci siamo preparati per affrontare al meglio qualche onda un po' più alta del solito e vento sostenuto nella traversata che ci avrebbe riportati in Liguria. Ciao amici, siamo già in navigazione, siamo partiti da Calvi prima del previsto, siamo partiti alle 10 di stamattina invece che alle 7 del pomeriggio come avevamo pianificato, perché le previsioni meteo sono cambiate, quindi abbiamo cercato di prendere questa finestra per allontanarci da questa zona della Corsica dove il vento è un po' più forte e abbiamo un po' di onda contraria. Qui sotto si rolla parecchio, infatti penso che andrò fuori. L'unica cosa è che, visto che il vento è parecchio forte, non possiamo, per il momento non possiamo avere il tendalino aperto, quindi non c'è molta ombra e non è una situazione proprio confortevole. Comunque vedremo come andrà per il resto della navigazione. Mi dispiace che sia finita, ovviamente, però è stato un bellissimo mix di avventura, di divertimento, di sport acquatici, di fatica e anche di relax, e magari sotto il cielo stellato un po' di coccole di mamma. Maria, ci volevano le medagliette belle. Da Jack. Jack Sparrow. Allora, com'è andata questa vacanza? Molto molto bene. Abbiamo avuto vento favorevole, quel poco contrario non ci ha disturbato e ci ha permesso... No, ma al di là del vento, sto parlando della... Ah, della convivenza, molto bene. Ma non avevo dubbi, veramente, non avevo nessun dubbio, perché siamo una squadra rodata da 28 anni. Siamo una squadra fortissimi. Siamo rodati da 28 anni. E quindi anche se sei diventata una comandante di una unità indipendente da questa, c'è stata una bella convivenza e ci siamo supportati l'un l'altro. Quindi sono soddisfatto di aver creato un piccolo mostro. Sei un po' triste? Sì, sono triste, però nella tristezza c'è anche un bagaglio di crescita. Cioè, abbiamo messo da parte delle esperienze che rimarranno per tutta la vita. La vita è un'esperienza, la vita è un viaggio e noi lo faremo a vela. Sì, siamo più ricchi di quando siamo partiti, ma anche più leggeri. È vero, c'è un po' di malinconia, ma non c'è più paura. Ci siamo alleggeriti di tutte le preoccupazioni iniziali riguardante il meteo avverso, le avarie della barca, le incomprensioni tra di noi e i conflitti generazionali. Tutte queste apprensioni noi le abbiamo superate, ed esse non potranno più intaccare la felicità che abbiamo vissuto. Quei momenti felici sono ormai cristallizzati dentro di noi, come diamanti che non possono più essere scalfiti. E questo, mi rendo conto, è il lato positivo dello scorrere del tempo e del susseguirsi degli eventi. Ma per poterlo apprezzare appieno, dobbiamo giurare fedeltà al momento presente, viverlo in tutta la pienezza di cui siamo capaci. E quando l'ultimo raggio di sole si sarà ritirato dai nostri occhi, allora potremo lasciarci avvolgere dall'ombra senza avere rimpianti,
certi di aver onorato la nostra breve esistenza. E i nostri momenti felici, quegli istanti in cui siamo riusciti a scorgere un bagliore di verità in una vita di confusione, non smetteranno mai di essere. Come onde di luce sul mare, continueranno a propagarsi il nostro nome per l'eternità. Grazie per essere stati con me in questa grande avventura con i miei genitori. Queste settimane rimarranno per sempre nel mio cuore. E se c'è un messaggio che spero di avervi trasmesso con i miei racconti, è che fermare il tempo per godere appieno dell'amore dei nostri cari, mettendo da parte tutto il resto, che si tratti di impegni lavorativi o conflitti generazionali, è il regalo più bello che possiamo fare non solo a chi ci ama, ma anche e soprattutto a noi stessi.